Una trincea emblematica, significativa, che si concentra su Gallarate ma guarda direttamente al governo nazionale. Questo, secondo l'onorevole Davis Dori, è diventata la battaglia di via Curtatone che la sinistra parlamentare intende tradurre in istanza al Viminale. Annunciamo una nuova interrogazione parlamentare. Quella dell'inizio di agosto era al Ministero dell'Ambiente, ora invece al Ministro degli Interni, per capire com'è possibile che le forze dell'ordine si accaniscano nei confronti di manifestanti che in maniera pacifica cercano di tutelare un bosco. Lo troviamo assolutamente inaccettabile, così come inaccettabile è l'atteggiamento da parte del sindaco Cassani, che evidenzia in tutte le maniere della tensione, un'incapacità a gestire la situazione, perché la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe quella di cercare un confronto per trovare delle soluzioni condivise. Magari non è semplice, ma bisogna, quello è il compito della politica. Da una parte, aggiunge Dori, c'è chi difende il nostro futuro, dall'altra i negazionisti. Non è un caso quello che sta avvenendo a Gallarate. Io penso che sia emblematico di quello che si vuole instaurare nel paese. Soprattutto è un messaggio chiaro da parte di coloro che sono dei negazionisti climatici nei confronti invece di coloro che amano la natura, l'ambiente e quindi necessariamente il nostro futuro.